Ciao! Allora, oggi un video di cucina, un breve video di cucina visto che vi piacciono. Voglio farvi vedere come faccio l'insalata di polpo e sedano. Allora, ieri sera mio suocero mi ha portato dei polpi piccolini. Questo qui è uno, vedete? E praticamente io che cosa ho fatto? Li ho lessati. Quindi vi dico subito, partiamo da una pentola di questo tipo comunque. Riempita di acqua fredda, poi andate a mettere un rametto di prezzemolo e se volete mezza cipolla e un pezzetto di sedano. Quando bolle la mettete sul fuoco e mettete due pizzichi di sale. Quando bolle mettete dentro i due polpi. Per la cottura dipende ovviamente dalla grandezza. Io considerate che due polpi piccolini così li ho fatti cuocere mezz'ora. Comunque il polpo va fatto cuocere per evitare che diventi che sia duro. Il trucco per farlo mantenere saporito e morbido è di lasciarlo raffreddare nella sua acqua di cottura. Quindi io l'ho fatto raffreddare nell'acqua di cottura e adesso lo vado a tagliare. Allora, questo piatto devo dire che è praticamente un antipasto, ma può essere usato comunque anche come piatto, diciamo, piatto unico, piatto estivo, anche invernale, come volete. Vi faccio vedere come lo taglio. Io uso ovviamente sempre le mie forbici, quindi taglio i tentacoli così e li vado tutti a tagliare in piccoli pezzetti. Io già uno l'ho tagliato perché per velocizzare un attimo l'operazione. Quindi taglio, vedete, dei pezzettini più o meno grandi così, potete anche farli più grandi a seconda dei vostri gusti. A me piace tagliato abbastanza piccolo. Quindi vado a tagliare tutti i tentacoli in questo modo. Io, come vedete, faccio sempre con la mia forbice perché è molto più veloce. Secondo me è molto più pratico. L'importante è avere una forbice che taglia, che tagli bene. Come vedete, questa, se non sto attenta, mi taglio anche un dito. Quindi vado a tagliare tutti i miei tentacolini in questo modo. Anche questa parte qui la taglio e levo la pallina, come la chiamo io, questa qui, e taglio anche questo pezzetto in questo modo. Come vedete è molto molto tenero il polpo, è venuto molto molto tenero. Qui è rimasto un tentacolino. Ovviamente quando togliete il polpo per tagliarlo, levate tutti i vari odori, quindi prezzemolo, eccetera eccetera, vedete che diventa in questo modo, quindi è tutto a pezzettini. Adesso cosa vado a fare? Io ho già tagliato in precedenza del sedano, sedano crudo, l'ho tagliato tutto a pezzettini, vedete così più o meno, tutto a pezzettini. Questa è una costa di sedano e ho tagliato, come vedete, anche un po' di foglie perché mi piace molto il profumo del sedano. Ce lo vado a mettere dentro, semplicemente così. Mi piace molto l'accostamento del sedano crudo, quindi croccante, e il tenero del polpo. Io vado a mischiare con le mani, vedete il guanto. Molte volte faccio così perché secondo me le mani sono il mezzo più utile in cucina. Qui c'è un pezzo un po' troppo grosso, quindi vado a mischiare e vado a mettere il sale, quindi un pochino di sale ci va. Se volete potete mettere anche del peperoncino, se volete, ma io non ce lo metto sinceramente, mi piace di più così che è un pochino più delicato, diciamo. Quindi io mescolo bene. E poi cosa aggiungo? Aggiungo aceto bianco, un pochino a occhio. Ovviamente il mio consiglio è di assaggiare. Assaggiate perché varia dai gusti, vi può piacere senza aceto, oddio, io consiglio di metterlo, però insomma dipende anche da aceto a aceto, ci sono aceti più o meno forti. E poi vado a mettere succo di limone, ce lo strizzo semplicemente dentro un pochino e continuo a mescolare così con le mie manine. E
L'insalata è pronta, ora semplicemente vado ad aggiungere un bel po' di olio a volontà, deve essere, non dico sott'olio, ma come vedete ce ne va un bel pochino. Allora, il consiglio che vi do, un consiglio veramente che può esservi utile, di prepararlo ad esempio la mattina per la sera, perché in questo modo il polpo prende veramente un gran buon sapore stando lì. Quindi è un bel consiglio che voglio darvi. E questo qui è il piatto finito. Adesso lo assaggio. Sì, direi che è buono. Ora lo metto via prima di mangiarmelo tutto, visto che è la cena di stasera. Quindi lo faccio sparire. Questo era il mio polpo, l'insalata di polpo con il sedano. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se avete qualche domanda, fate pure, tanto sono qui. E alla prossima, ciao!